Ciao, sono Michele Vitale di BastaBollette.it. Vorrei oggi parlarvi di una richiesta di trasloco di linea telefonica che si trasforma presto in un'odissea, per fortuna a lieto fine. Il cliente a maggio chiede a Fastweb di trasferire la sua linea telefonica nella nuova abitazione. Fastweb accetta la richiesta, la fattura regolarmente, infatti il trasloco ha un costo, e passano i mesi, il trasloco della linea non avviene. Ad agosto, dopo ben 3 mesi, Fastweb comunica al cliente che il trasloco non si può completare perché la nuova abitazione non è servita dalla linea Fastweb. Il cliente quindi manda immediatamente una raccomandata con la disdetta del servizio, però intanto le bollette erano state già emesse, sia per il servizio che non veniva ovviamente erogato e non veniva usato dal cliente, e sia per i costi del trasloco, che vengono anche addebitati al cliente, oltre che i costi della disdetta, che pur dipendendo da Fastweb sono comunque stati addebitati al cliente. Addirittura il cliente viene contattato in maniera molto pressante e invasiva da parte di una società di recupero crediti che lo costringe alla fine a pagare 70 euro. Il cliente a questo punto cerca di risolvere la questione con Fastweb, ma è impossibile entrare in contatto con il servizio clienti, o comunque quando ci riesce non risolve il problema. Non si vuole rivolgere a un avvocato perché i costi per un'azione legale sarebbero di gran lunga superiori rispetto ai benefici derivanti da una vittoria, risarcimento, restituzione delle somme ingiustamente pagate e quant'altro, e allora si rivolge a noi di BastaBollette.it. Ci attiviamo immediatamente con Fastweb, chiediamo che vengano stornate, annullate tutte le fatture emesse successivamente alla disattivazione della linea, sia per i servizi, sia per i costi di disattivazione, della linea, sia per i costi di trasloco. Ebbene, per farla breve, riusciamo non soltanto a ottenere queste nostre richieste, ma anche un indennizzo a favore del cliente per i disagi subiti nel corso di questa sua odissea. E quindi in totale abbiamo fatto ottenere al cliente 400, oltre 400 euro tra indennizzi e storni di bollette già emesse. Come vedete, è possibile far rispettare i propri diritti. Resistete, resistete e non arrendetevi. Se volete commentare questo video, vi invito a farlo nello spazio apposito del blog. Leggerò e risponderò personalmente a tutti i commenti ricevuti. Sono Michele Vitale di BastaBollette.it. Arrivederci al prossimo aggiornamento sul blog.